Salve, sono Maria Antonietta Firmani, Parallelo 42 Contemporary Art. In questo breve video, un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Allora, 42 Massimiliano Sverpringo. Fuxas, architetto, designer, fama internazionale, studi con studio a Roma, Parigi e Addirittura. Shenzhen. È un gioco di volumi, Sotto la luce, diceva Le Corbusier, e poesia, il modo di abitare, diceva Heidegger. È un'attività epica che, a differenza di poesia, musica e letteratura, interagisce fisicamente con la vita Qual è il di tutti. rapporto tra cultura diffusa e architettura e come nasce la passione per il lavoro che A svolge? Parigi in quegli anni, Truffaut praticamente in questa intervista riesce a scoprire l'anima profonda di Nietzsche. Aveva il sistema del montaggio e io pensavo, in quel momento stavo pensando, che in architettura quello che manca è il concetto di montaggio, per ovvie ragioni ovviamente. E allora pensando in architettura come sistema di montaggio, ho cominciato a pensare ai progetti come dei piani sequenza, come della variazione dei punti di vista, come, in poche parole, comincio a entrare nell'edificio. Cioè questo sistema di accorciare, diminuire i tempi e far vedere l'accumulazione, la centralità dell'esperienza, delle emozioni, ecco, questa qui Chiara Sbarigia, secondo me. presidente di Cinecittà, SPA, laurea in lettere, è un'esperta conoscitrice del settore, produzione audiovisiva italiana e internazionale. Il patrimonio storico dell'Istituto Luce, uno dei più ricchi al mondo, nel 2013, entra nel registro Memory of World dell'UNESCO. Il patrimonio audiovisivo racconta l'evoluzione del paese. Ecco, ci racconta l'evoluzione tecnica e culturale dell'audiovisivo. C'è la parte riconosciuta dall'UNESCO e la parte che riguarda il fascismo, dove c'è praticamente lo scibile di quel periodo per il nostro paese. L'evoluzione dell'audiovisivo. Beh, io non nasco a Cinecittà perché, come sapete, sono lì solamente da un anno. Io sono stata prima per 27 anni, tanto in un'associazione dei produttori audiovisivi. E lì, secondo me, ecco, è iniziato un po'. Nel 90, nel 93-94, un po' una storia di visione strategica di evoluzione di questo settore qua, perché il cinema aveva tutta la sua storia molto ricca, molto densa di autori, eccetera. Il cinema italiano aveva dettato anche lì le A un tante certo punto regole, c'è c'è stata una stagnazione, no? Nella produzione cinematografica e audiovisiva Ci siamo italiana. Accorti che tutti i palinsesti televisivi erano pieni di film americani, soprattutto i blockbuster, perché era più facile vendere dei pacchetti, acquisire dei pacchetti che produrre, Allora, no? Massimiliano Fuxas, 83 grandi progetti realizzati tra Italia, Francia, Olanda, Germania, Cina, USA, Giappone, insomma, Australia, in tutto il mondo, L'architettura racconta Russia. l'umano tra macrocosmo esterno e Ci microcosmo racconta il progetto interno, internazionale, che le è costato maggiore impegno e più Guardi, è il prossimo. soddisfazione. Ok. No, a parte questo, che è veramente la verità, cioè io, sa, questo è un mestiere, l'arte di dimenticare. Lei la sera deve dimenticare quello che ha fatto il giorno, in modo tale che non fa sempre lo stesso progetto. Mi ha insegnato anche questo, perché Kubrick, di tutti i film che ha fatto, non ha mai usato lo stesso sistema, non ha usato mai lo stesso soggetto e lo stesso argomento. Shenzhen, l'aeroporto di Shenzhen, è stato costruito in 3 anni e 4 mesi ed è forse l'opera, non so se è la più grande che ho realizzato, però è una delle più grandi che abbiamo realizzato, io e La scelta Doriana, dell'acciaio. che è un po' un sistema estremamente sostenibile perché anche riciclabile come l'alluminio, ma nello stesso momento è un ciclo che la notte arrivano i pezzi di questo meccano e poi il giorno si costruisce e ogni giorno se ne vede niente. Adesso abbiamo finito un aeroporto, non dico dove perché è sul Mar Nero, e l'abbiamo finito praticamente il giorno prima che iniziasse la guerra. Mamma mia. È l'arte della L'architettura pace.
si costruisce quando nel 94 inizia il percorso professionale all'interno dell'APA, la maggiore associazione di produttori dell'audiovisivo, di cui diventa direttore generale. Parlando di audiovisivo, quale differenza tra prodotto artistico e pubblicità o propaganda? E quale contributo offre alla società il suo lavoro? Beh, allora la pubblicità è un contenuto a pagamento, quindi è semplice, deve corrispondere alla necessità dell'azienda che fa l'investimento in quel tipo di programma, in quel tipo di prodotto. E invece il cinema, l'audiovisivo, c'è una libertà artistica. Certamente io ho sempre visto questo mondo dalla parte dei produttori, non tanto dalla parte dell'artista, quindi ho sempre visto anche la sostenibilità economica di un film, di una serie televisiva. Quindi nel nostro paese, a differenza per esempio dell'America, dove ci sono gli showrunners, che sono appunto i creatori, da noi un po' questo ruolo così di scelta è sostenuto dal produttore indipendente, allora, cioè è lui che fa la selezione. Che non sono state, è stato il progetto di Francoforte, è stato Shenzhen, abbiamo usato 80 algoritmi per permettere alla luce di penetrare questo edificio e non aver bisogno quotidianamente, dato che è un clima subtropicale, della luce artificiale. Abbiamo la luce naturale. E questo... Meraviglia. Lei ha usato gli algoritmi però per fare poesia. Certo. Non credo solo per fare il green, vero? No. Per fare poesia. Qual è la sua idea di lusso e di prezioso? Dunque, il lusso è quando le persone sono contente, felici. È lusso camminare in una città, avere la possibilità di stare all'ombra quando si è caldo e di stare al sole quando si è freddo. È una possibilità di avere una casa che in sé ha già elementi che ti rendono l'accesso alla globalizzazione. Qui entriamo proprio in una sfera completamente politica. Metà della popolazione mondiale sopravvive per mantenere 1200 persone, c'è qualcosa che non funziona. Perciò se bisogna ritrovare forme di equilibrio, cioè noi, il mondo dei banchieri, il mondo della finanza, il mondo quello che non produce e fa in modo tale che non si produca, poi è un mondo che ci crea grandi difficoltà. Tuttavia, nonostante oggi Cinecittà sia il secondo marchio cinematografico al mondo dopo Hollywood, nonostante l'Italia abbia più Oscar e nomination di tutta Europa, se non sbaglio, il sistema francese è molto superiore a Unifrance, è un colosso che piazza i film francesi sempre meglio di quelli italiani. Ecco, tra economia e mercato, che cos'è Cinecittà? I francesi sono bravissimi, io l'ho sempre copiati. Da quando ho lavorato ho sempre detto, vediamo che fanno i francesi, o anche per altre cose gli inglesi. Su Unifrance loro sono bravi perché intanto riescono a mischiare la capacità di essere orgogliosi del proprio lavoro, che noi un po' meno abbiamo, la capacità di fare sistema. Perché viviamo in un paese densamente abitato da una forma di impoverimento delle relazioni umane che portano la gente a vivere la loro vita isolato. Sono sempre più isolati. Sono state dette cose meravigliose, equità e grandi sogni. In Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.